dipingendo le vele del mare e fotografando la Versilia. È un giorno speciale oggi. Tutta Italia, mezzo mondo sa che a Pietrasanta si è inaugurata pochi minuti fa la grande mostra di uno scultore, di un pittore e di un grafico famosissimo, Fernando Botero. E è giusto che ci sia stata tanta gente, tantissima gente. Però ci sono anche i giovani, giustamente ci sono i giovani, ci sono le nuove generazioni che stanno lavorando molto bene e oggi presentiamo due artisti, Sabrina Zappalà e Giacomo Mozzi. Sabrina Zappalà vive in Versilia così come Mozzi e dipinge, disegna, ama gli acquarelli, ama il mare, ama le vele. E in questa galleria di Pietrasanta, si chiama Galleria Arte e Decori, Sabrina presenta tutta se stessa, il mondo soprattutto del mare e, come dicevo, della vela, la vela che porta il pensiero lontano, un po' come la farfalla che annuncia, poi va e via. Sono acquarelli molto belli, delicatissimi, e io credo che questa esposizione possa essere un ulteriore passo di questa artista molto brava, ripeto, e per farci conoscere un po' la gioia del vivere, la gioia del fare, del dire, del fare. E poi abbiamo Giacomo Mozzi, un fotografo giovane, serio, che conosce il suo mestiere. Ecco, un momento sul mestiere. Io credo che la forza dei giovani di oggi possa essere il mestiere, il saper fotografare come il saper disegnare, eccetera, perché spesso uno si alza la mattina e vuol fare l'artista. No, questi giovani ci stanno dimostrando che l'arte è serietà. La Versilia di Giacomo Mozzi è quella, non solo quella del passato, quella di Puccini, di Carrà, eccetera, ma è la Versilia dei ragazzi sulla spiaggia, delle albe, dei tramonti, quella di Viareggio, di Marina di Pietrasanta, quella delle Apuane. Ecco, io credo che non possa essere necessario e non debba essere necessario parlare ulteriore. La mostra si è inaugurata oggi 7 luglio, terminerà il 31 agosto, aperta nel luglio, il sabato, dalle 21 alle 24, e agosto sempre la stessa ora, sempre di sabato, e è a Pietrasanta. E io credo che si possa chiudere qui invitando tutte le persone a visitarla. Vele e mare, Versilia, la terra, gli animali, le piante, l'amore e l'arte. Grazie.